Ehi tu, prosegui il tuo viaggio per andare da Mutran e Brutaka. Sapranno cosa fare. Okay. Cosa? Serve una mano? Mubaru! Ok. E adesso... Ma quelli? Forse... Se riesco a fermarli... Hai bisogno di una mano? Chi sei? Ogni cosa a suo tempo. Prima concludiamo questo evento predeterminato. Meglio filare. Via, via! Come va, Matoro? Fa male? Un po'. Io, beh, io sono te. Che stai dicendo? Lo so, forse l'aspetto non è proprio identico, ma nella mia dimensione Mutran e Brutaka mi hanno modificato l'armatura così. Ma alla fine siamo uguali, te lo assicuro. Perché sei qui? Matoro, io sono qui per impedirti di attivare la macchina. Cosa? Vedi, nella mia dimensione ho completato la missione e ho attivato la macchina, ma ci ha uccisi tutti. Fortunatamente, grazie a questa armatura speciale, sono riuscito a fuggire. Ora viaggi in dimensione per impedire che il mio errore venga ripetuto. Uccisi tutti? Ma come? No. La macchina è progettata per eliminare gli invasori dell'isola. Stai mentendo. Ma perché diciamo? Anzi, dite sempre la stessa cosa. Costante. Vedi, Matoro, ora non ti dirò tutti i dettagli. È giusto che tu capisca da solo. Tu vai alla macchina, scopri la verità, ma poi non attivarla per nessun motivo. Vabbè, farò quello che vuoi. Bene, ora torna nel tempo originale da Mutran e Brutaka, poi fatti dire dov'è la macchina e vai. Ci rivedremo? Forse sì, forse no. Dipende da come gira questa dimensione. Eccolo. Ma... quanto tempo è passato? Dalla tua partenza? Qualche secondo, direi. Devo andare alla macchina. Devo scoprire la verità. Vai, noi non ti ostacoleremo. Ma... sei sicuro? Perché? Non credo ti piacerà cosa troverai lì. Una volta accettato, come abbiamo fatto noi, puoi vivere in pace. Vai, figliuolo, non c'è tempo da perdere. Tu continua verso quella direzione e arriverai alla macchina. Ve la caverete? Puoi giurarci, figliuolo. Ma che sta succedendo lì fuori?
Che vuoi? Macchina. Macchina? Macchina. Vuoi che ti ci porto? Liberami e ti mostrerò dov'è.